Dubbi geopolitici parte 3. Ma perché esistono due Guyane? Anzi, 3 o 5? Calma. Con il termine Guyana ci si riferisce a una regione del Sud America. Nelle lingue delle popolazioni native locali, gli Arawaci e i Caribe, significa terra ricca di acqua. E come sempre, il colonialismo si unisce alla partita. Ai francesi appartiene la Guyana più a est. Attenzione, non è uno stato, ma dal 46 un dipartimento della Francia continentale, quindi baguette anche al sud dell'equatore. La Guyana a ovest, invece, è un ex possedimento dei Paesi Bassi, poi ceduto ai britannici, indipendente dal 66. E le altre? Una è quella in mezzo. Nel 1667 Londra la scambiò agli olandesi per l'allora New Amsterdam, cioè New York. Divenne autonoma nel 75 come Suriname, forse per via dei Surinen, popolo che abitava l'area all'arrivo degli europei. Infine ci sono anche loro, l'ex Guyana spagnola, ora del Venezuela, e quella portoghese, del Brasile. Perché tutto questo caos? Beh, le piantagioni di zucchero, tabacco e caffè piacevano proprio a tutti.